Allora, vediamo un po'. Buongiorno intanto. Cominciamo a vedere un attimo un ripasso di quello che abbiamo visto ieri. Facciamo un ripassino. Allora, un ripassino, processing funziona così. Diciamo, abbiamo due funzioni principali, void setup, setupo, setup, e void draw. A void setup è una funzione che viene eseguita una volta sola all'avvio del programma, a meno che non venga richiamata. E la draw invece è quella che genera il nostro disegno praticamente. Qua facciamo una sorta di inizializzazione, questa, e invece questo è effettivamente il codice, cioè conterrà il codice che fa il disegno vero e proprio. Ok, allora facciamo un attimo un ripasso del ciclo for. Lo possiamo scrivere ovunque. Int i uguale 0. Praticamente il ciclo for come funziona? Funziona che utilizza un indice per scorrere tra vari elementi. Quando abbiamo delle collezioni, abbiamo, insomma, vogliamo fare qualcosa di ripetuto, vogliamo scorrere tra vari elementi senza farlo, cioè, sequenzialmente, tolgo il brano, giustamente. C'era questo sottofondo, non lo sentivo più, ormai mi era entrato in testa. Togliere. Eccomi qua. E quindi utilizzo un indice appunto per tenere traccia di questo avanzamento. L'indice lo facciamo iniziare da zero in questo caso. Quindi qui è proprio una dichiarazione, no? Come avevamo visto ieri, possiamo dichiarare delle variabili, e questa è proprio una dichiarazione di variabile e anche inizializzazione. Cioè gli diciamo, guarda, abbiamo questa i ed è zero. E noi vogliamo che questa i cresca fino a che non è minore di qualcosa. Quindi per esempio adesso ci mettiamo 10, ok? Così però divento, mi spacca il collo, mi giro un po'. No, cresce, cioè il primo giro è 0, comincia da 0. E praticamente fino a che è verificata la condizione centrale, quindi è fatta di tre parti, diciamo il ciclo for, la parte contenuta tra parentesi, sono proprio tre parti distinte. È dichiarazione, inizializzazione del mio indice, poi condizione, ok? Condizione che deve rispettare, e poi l'incremento che posso decidere di quanto fa, lo posso fare anche i più 10, i più uguale 10, anzi. Ok? Questo significa i è uguale a i più 10. Più uguale, è un modo compatto di scrivere i più più 1. Esatto, aumenta solo di 1. Puoi scrivere i uguale i più 1. Qui cioè, proprio ci puoi scrivere dei codici, capito, qua dentro, è semplicemente l'avanzamento che ha la i. Quindi mettiamo i più più, ecco, sappiamo che andiamo avanti. Allora, qui mi sono perso le parentesi graffe. Allora, for funziona anche senza parentesi graffe, come l'if, però accetta solo un'istruzione. Quindi se non ci sono parentesi graffe, prende, cioè io gli posso dire, per esempio, line, anzi, facciamo le ellissiche così le contiamo meglio, ellipse, e gli diamo, per esempio, i per 10, nella x, e poi gli diamo la y, gli diamo, per esempio, allora, cosa volevo fare? Volevo fare per dire delle ellissi disposte orizzontalmente, no? Quindi come posso utilizzare la i? La i, in questo caso, all'inizio che cos'è? 0. Quindi i per 10, la x dell'ellisse quant'è? È 0. Ok, quindi la x siamo tutti a sinistra. Ok, quindi visto che, insomma, mi comincerebbe praticamente proprio appiccicato allo schermo, anzi probabilmente mi taglia metà ellisse. Quindi cosa faccio? Gli aggiungo un più 50, per esempio. Ok? La y, dove le vogliamo mettere? Mettiamole tutte in alto, le mettiamo tutte a 50. Ok? E la dimensione le facciamo tutte uguali, da 30. Ok? Quindi che cosa ho creato? Ho creato un'ellisse che ha la x variabile, perché c'è una variabile che sta crescendo, ok? Cresce da 0 fino a 9, perché 10 non è minore di 10, no? Questo è lo strettamente minore, cioè nel senso
è valida questa condizione fino a 9, perché il 10 non è minore di 10, quindi fa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi in realtà sono proprio 10 giri di questa cosa, perché parte da 0. Ok? E vediamo che cosa succede con questa cosa se ci dà degli errori. Dov'è la finestra? Ah, qua. Allora, per farvi vedere cosa è successo, io non ho detto niente nel setup, lui fa una finestra di default, così piccolina, con lo sfondo grigio, con i colori, ha scelto tutto lui perché c'ha i default. Allora, se voglio andare a cambiare questi default, avete visto cosa è successo, no? E ha cominciato, effettivamente, la prima ellisse ha cominciato da 0p50, qua sono 50 pixel. Ok? Allora, vediamo più in grande. Esatto, adesso vediamo... Gli diamo una dimensione grossa come, non so, gli diamo 400. Vediamo cosa succede. Ok. Eccoli le nostre ellissi. Possiamo provare a staccarle di più, possiamo provare a mettere 100 qui, vedere cosa succede. Si sono solo spostate tutte. In realtà questa cosa non me l'aspettavo. Ah no, beh, certo che si sono spostate tutte. Proviamo a fare il calcolo, che cosa succede. Cioè, qua l'ellisse qua da 0, quindi 0 per 10, più 100, lui la mette a 100, no? Poi 1 per 10 è 110, più 100 è 110. 2 per 10 è 20, più 100 è 120. Quindi l'ha messa, ha staccato 100 la prima, poi dopo va avanti di 10, quindi questi sono 10 pixel tra una e l'altra. Ok? Questo è quello che succede. Invece se io le voglio spostare di più, semplicemente questo lo posso togliere, lo possiamo mettere, sì, possiamo rimettere 50, e poi semplicemente qua andiamo a moltiplicare di più. Per esempio mettiamo 30. Eccoci qua. Ed è esattamente la dimensione delle palle. Vi ho dato 30, ecco, le fa appiccicate. Ok? E questo è il ciclo for. Allora adesso ne approfitto per spiegare con il ciclo for, io direi le classi, per avere un'idea di cosa si può fare. Perché finché noi utilizziamo queste funzioncine qua che ci disegnano un'ellisse, insomma, diciamo... è facile, vabbè, ci mettiamo queste cose qui. Però se vogliamo costruirci delle forme su misura, oppure dei comportamenti su misura, ci possiamo costruire delle classi. Non so se è il caso di farle, te cosa dici? Ma sì, sì. Allora, gli faccio vedere un esempio. Intanto mi salvo sta roba. Faccio file save as. Allora, lo salvo qua. Catches, lo facciamo... test for classes. Ok. Allora, una cosa che non vi abbiamo fatto vedere ieri, c'è questo piccolo tastino qua a fianco a questo tab, no? È un po' funziona come i tab di Chrome dei browser. Trick new tab. Mi chiede il nome sotto. Questo lo chiamiamo, non lo so, lo chiamiamo, gli diamo un nome di fantasia maiuscolo. Tipo per esempio rectangle, cercando di non prendere dei nomi che esistono già, quindi rect in quel caso ci potrebbe fare confusione, allora lo chiamiamo myRect per esempio, myRect. Ok, quando creo una classe che appunto è una struttura, diciamo, un oggetto, è qualcosa che descrive. Cioè, è una descrizione, dire classe è una descrizione, praticamente. Lo chiamiamo così, ok. Allora, semplicemente la sintassi è questa, class. Riscrivo quello che è il suo nome, myRect. E qua dentro gli devo dire cosa deve fare questa classe. Allora, le classi, vabbè, funziona... in maniera abbastanza semplice. Allora, proviamo a scrivere questa cosa, guardate.
Provo a fare semplicemente un mio rettangolo, okay, che magari posso spostare. Okay? Allora gli do per esempio una x, una y e una larghezza, un'altezza. Ok? X, y, w e h. Ok? Mi sono scelto dei parametri che ho messo qua e me li scrivo. Questi praticamente. È come quello che abbiamo visto ieri, sono come variabili globali, però all'interno della classe. Quindi sono i suoi campi, si dice, fields. Okay? Quindi la classe da fuori ci darà a disposizione probabilmente questi valori. A meno che non gli diciamo che sono privati, ma dopo non entriamo nei dettagli del dato pubblico. In processing questa cosa si dà per scontata, si lascia perdere, che si fa finta che è tutto pubblico perché tanto ci servono se li mettiamo. Diciamo, non abbiamo problemi di sicurezza, noi alla fine disegniamo, non è che o giochiamo, non è che dobbiamo difendere delle banche. Ah, il new tab ci serve semplicemente per aggiungere del codice e per mantenere le cose organizzate, ordinate. Quindi invece è tutto collegato, lui fa tutto da solo, processing, è come se noi abbiamo un altro file da un'altra parte ed è fisicamente sul computer c'è un altro file che si chiama myrect.pde. Nella stessa cartella dove c'è il test for classes.pde e quindi abbiamo questo codice qua. Allora, questo test for classes lo devi richiamare con questo ah, MyRect. sì, ancora io l'ho scritto, ma praticamente lui non, cioè, probabilmente esegue nel senso questo codice, facendo così, fa la stessa cosa di prima e non mi chiede niente. Non mi scrive niente perché lui quel codice l'ha letto, gli è piaciuto, però non fa niente. Quindi, cioè, nel senso, lui ha visto che c'è sto codice, ma nessuno gli ha detto creami qualcosa, una classe, creami qualcosa. No, niente, c'è del codice, ma non fa niente questo codice al momento. Allora, ogni classe c'ha, ed è anche superfluo in realtà, varie funzioni all'interno. Ah, ok. Così come abbiamo visto queste due funzioni principali, draw e setup, all'interno della classe noi gli dovremmo far fare qualcosa a questa classe. O ci serve solo per salvare dei valori, per esempio, oppure gli dobbiamo dare un metodo, che è, per esempio, gli diamo void display. Okay, quindi mi scrivo proprio qua dentro le due parentesone, queste che sono le mie contenitore sempre. Le parentesi graffe sono un contenitore, ok? Quindi questo che c'è all'interno si chiama corpo. Ok? E stessa cosa qui funziona con questa funzione che è contenuta dentro la classe. Lui ci avrà una funzione che si chiama display. Adesso vediamo se non faccio stupidaggini. Allora, cosa gli vogliamo fare in questa funzione display? Gli facciamo, per esempio, semplicemente disegniamo il rect, però ci andiamo a mettere i valori che abbiamo qua. Adesso vi faccio capire cosa succede. Prima di fare questa cosa, però, mi rendo subito conto che è un problema. Quanto valgono questi qui? Queste variabili non sono state inizializzate da nessuna parte. Ecco perché nelle classi si utilizza un metodo speciale che serve, diciamo, per inizializzare, cioè si chiama costruttore. Costruttore è semplicemente una cosa del genere, myRect, di solito gli si mette il public davanti, myRect, ok, e stessa cosa, lif. Ok? Allora, adesso cioè, fermatemi perché questo è un argomento un po' particolare, diciamo, le classi, cioè è abbastanza avanzato. Ecco, noi raramente lo facciamo, però devo dire che è molto utile, cioè, io lo uso costantemente, anche perché cioè, quando vuoi fare una cosa un pochettino più personalizzata, ti rendi conto che vuoi mettere più cose insieme, vuoi fare più insomma, caratteristiche. Insomma, cerchi di aggregare le cose il più possibile, perché se no è un macello, insomma, scrivi più codice, ecco.
probabilmente. Però dico io, che lo dico da un programmatore, per me il ciclo, cioè la classe agente è come se fosse un ciclo for, perché alla fine tu ti crei, se devi fare 100 rettangoli, ti serve una classe. Praticamente nel progetto gli dai le caratteristiche, capito? Cioè, e li puoi fare tutti diversi, quindi. Che abbia un certo colore, una certa forma o che una certa cambi, tu dai le caratteristiche all'oggetto. Mm. E poi praticamente le va a prendere tutto il gioco. Allora, qua, dentro queste parentesi che ancora non abbiamo mai provato, gli si possono passare dei parametri, così come noi passiamo, questi sono dei parametri, che passiamo a questa funzione speciale di processing rect, che in questo caso ci restituisce, cioè ci disegna a video un rettangolo. E allora qua ci sfruttiamo questa caratteristica per dire, ok, voglio decidere io come, che parametri inizializzare, che parametri ricevere dall'esterno, ok? Questo è come se quando te premi il bottone per accendere qualcosa gli devi dire, guarda, no, prima che premi il bottone voglio sapere x, y, la larghezza e l'altezza, se no non parte, ok? Cioè è una cosa che devi dire prima a chi utilizzerà questa classe, insomma deve dire come è fatta, insomma. Cioè ha bisogno di parametri per partire, per essere inizializzata. Quindi qui gli diamo semplicemente, noi ci aspettiamo un intero per la x, lo chiamiamo diverso così, perché così non ci fa confusione con la sua x. Quindi questo è un parametro che viene dall'esterno, molti usano questo trattino basso davanti, ok? Questo è il primo parametro e poi li vado a mettere tutti, int y, int w, int h col trattino basso. Ok, e a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dall'esterno ci arrivano sti valori. E come li utilizziamo? Semplicemente noi ci interessavano perché volevamo costruire la nostra classe su misura, ok? Però dando la possibilità di modificarla dall'esterno, se no non ci serve niente, una classe che è fissa, che fa solo una roba, non ci serve. Quindi invece è interessante proprio riuscirla a gestire. Già l'attivazione di questa classe, cioè già quando la crei dici vabbè io lo voglio grande così sto rettangolo, questo farà un rettangolo, lo facciamo semplice. Allora a questo punto cosa faccio? Semplicemente vado a copiare questi valori dentro le mie variabili, dentro i miei campi, ok? Quindi x uguale x punto e virgola e così via, y uguale y e punto e virgola, w uguale w punto e virgola, h uguale h e punto e virgola. Ok, quindi nel momento in cui la creo mi vengono associati questi valori, quindi la mia classe ha dei valori definiti. Allora adesso vediamo come possiamo usarla questa cosa. Quando avete copiato me lo dite. O siete a posto? Ok, chiaro fino a qui, fatto confusione, perché adesso quando vedete come funziona vi si chiariscono tutti i dubbi. Cioè, voi adesso per il momento ricordatevi solo, la classe è proprio una, cioè qua dentro io ci definisco quello che voglio, quello che mi serve. In questo caso io ho detto solo, guarda, io voglio disegnare un rettangolo, ok? Quindi lo voglio disegnare, quindi ho bisogno di una funzione con cui disegnarlo, ok? Con cui chiamare da fuori lui che disegna, insomma. Con cui disegnarlo da fuori. Da fuori intendo da di qua, io dovrò crearmi la classettina rect, myRect o insomma la chiamo come mi pare, e poi in qualche maniera dovrò disegnarla. Quindi cosa andrò a fare? Una cosa che ancora ieri non abbiamo visto, che è appunto il punto. Il punto è molto utile, insomma, adesso vediamo, guarda. Allora, vediamo un po'. Quindi io semplicemente devo dichiararmi un qualcosa che si chiama, che è di tipo myRect. Guarda, voglio creare una cosa di questo tipo, quindi tipo myRect, e gli do un nome di fantasia, sempre, MR. Ok? E questo codice ancora non fa quasi niente se non
ho dichiarato un oggettino lì, anzi non è ancora un oggettino, ho detto che lo utilizzerò questa cosa, ma ancora non l'ho mica utilizzata. Quindi cosa devo fare? Allora, l'ho dichiarato, lo possiamo dichiarare, è meglio dichiararlo fuori dal setup, così se lo vogliamo usare nel draw lo possiamo utilizzare, altrimenti avrei avuto l'oggetto solo dentro il setup. Ok? Quindi lo dichiaro fuori. A questo punto lo creo e gli dico MR uguale. Allora, com'è che si faceva a creare? Ci avevamo qua le istruzioni. Eccole qua le istruzioni. Ho bisogno che gli do la X, dov'è? La sua Y, la larghezza e l'altezza. Allora, uso questo comandino simpaticissimo, new. Voglio un nuovo cosa, myRect. Voglio un nuovo oggetto di questo tipo. Punto e virgola, io metto già sempre le parentesi dopo quando le apro le chiudo, che così sono sicuro che mi ricordo, e poi vado a scrivere dentro. Allora, lui si aspetta quattro informazioni, vuole la X, gli diamo 30, vuole la Y, gli diamo 30, vuole la larghezza, 50, e l'altezza, 50. Quindi farà dei quadrati, farà un quadrato in alto a sinistra, diciamo 30 pixel, grande 50 pixel. Però ancora l'ha solo creato, non lo sta disegnando. Ok? Questo, cioè, esiste, l'ha creato, c'è in memoria, però non sta facendo ancora niente. E adesso vediamo, allora, questa qui è la nostra ellisse, la lasciamo lì, che tanto vabbè, non ci interessa, perché adesso dopo utilizzeremo il for con la classe, per farne tanti di rettangoli. Allora, adesso, semplicemente noi abbiamo questo qui in questo momento è diventato un oggetto, è nato, ok? Quando gli dai new è proprio una creazione, immaginiamoci proprio la creazione di qualcosa, ok? Di una persona, insomma. Ok, allora adesso quindi io ho a disposizione questo MR. MR esiste. MR c'aveva la sua funzioncina display, ok? Che non richiedeva nessun parametro, semplicemente faceva un rettangolo dove io gli avevo detto. Ok? Display, punto e virgola. Vediamo un po' cosa succede. Eccolo lì, un rettangolo. Tutta questa fatica per fare un rettangolo. Per esempio, gli possiamo aggiungere delle caratteristiche dentro. Un'altra funzioncina che non abbiamo visto ieri. Così ci incasiniamo, no, la faccio dopo. Allora, facciamo solo sta prova. Adesso tolgo l'ellisse e invece ci vado a mettere. Voglio fare questa cosa. Adesso l'ellisse, questa non la utilizzeremo. Voglio provare a crearne tanti di questi rettangoli. Ok? Perché sennò diciamo, il vantaggio di questa cosa non si percepisce. Allora, intanto potremmo mettere un po' di variabilità, ok? Ma la mettiamo in fase di creazione. Allora, cosa facciamo? Invece di farne uno solo di questi MR, ne facciamo una fila, ne facciamo un po'. E per farne un po' utilizzo questo simbolino qui, sono due parentesi quadre, ok? Cioè, è una collezione praticamente, un cassetto pieno di roba con tutte le sue posizioncine. Immaginiamoci proprio uno scaffale, un cassetto, insomma, qualcosa che contenga delle cose che sono numerate, vanno da 0 alla sua grandezza, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. È l'array che abbiamo accennato ieri, esattamente. Stiamo parlando di array, che sono collezioni di oggetti. Ok? Oggetti o anche dati, per esempio, potrebbero essere collezioni di interi, numeri. Cioè, che ne so, io mi voglio salvare una fila di numeri di telefono, per esempio, e io so che prima posizione c'è il mio numero di telefono, la seconda la sua, la terza il tuo, eccetera. E quindi cosa faccio? Nel setup gli devo dire quanti ne voglio di sti rettangoli. Quindi MR a questo punto non è un rettangolo, ma è lui si aspetta una collezione, ok? Quindi cosa devo fare? Devo fare questa cosa, gli devo dire quant'è, quanti sono. Allora, new my rect e poi gli do qua dentro
per esempio 10. Questo serve solo per dire quanti ne voglio, ne farò 10. Ok? Allora, quindi questa roba qui invece adesso non sarà più sufficiente. Perché non è più sufficiente? Non è più sufficiente perché lì ne creava uno con un parametro solo, invece stavolta ne abbiamo da creare 10, quindi utilizziamo di nuovo il for, visto che dobbiamo scorrere tra questi elementi. Ok, trick, ci mettiamo sto for, chiudiamo qui, pluf. Allora, questo lo indento un po', e stessa cosa, ci possiamo copiare questa robina qui, già che ci siamo, eccolo lì. E qua, per esempio, per essere sicuri che non andiamo a fare confusione con le dimensioni, che non perdiamo per strada nessun rettangolo, ci possiamo mettere mr.length. Ok. Vediamo se ci vuole il punto e virgola o no. A questo punto, dov'è che gli andiamo a dire... cioè com'è che scorriamo gli oggetti? Semplicemente quassù gli abbiamo detto guarda c'è sta collezione qua e lo spazio non è necessario, cioè possiamo così così uguale. Cos'è length? Come? Length, cos'è? Ah, length, esatto, ecco, è la lunghezza di questo MR, cioè quanti sono sti MR, gliel'abbiamo detto qua quanti sono qui quando l'abbiamo creato. Abbiamo creato, cioè, la collezione, cioè ci sono questi 10 cassetti in pratica. Abbiamo creato questo scaffale da 10 posizioni, però ancora non ce li abbiamo messi dentro, questi oggetti. Abbiamo solo creato il fatto il posto e adesso li dobbiamo andare a mettere. Quindi cosa facciamo? Al primo posto, I, quindi al posto 0, c'è un nuovo rettangolo e qui per esempio, per farvi capire bene, gli possiamo dare... sempre la solita storia, i più 30 per esempio, ok? Anzi, i per 30 gli diamo. Ok, quindi io mi sto creando come ho fatto prima, i più 30 più 50 come prima, più 50. Mi sto creando questi oggettini, quindi li sono andati a mettere dentro gli scaffali. A questo punto li devo... rappresentare. Allora mi sfrutto questa cosa qui, anzi mi sfrutto questa cosa qui, me la copio qui e me la metto qui, apro la parentesina e la chiudo, faccio un mela t che mi mette bene tutto. Devi mostrare uno per uno questa fa che mi dice, questo è sempre un vediamo se funziona, perché potrei aver fatto delle stupidaggini. Ha funzionato. Anche qui dici, ok, va bene, ma dov'è la parte divertente? La parte divertente è che questi in effetti sono indipendenti tra loro. E la parte divertente è che comunque io posso aggiungere delle caratteristiche, per esempio, che ne so, diciamo che loro si spostano, per esempio, no? Aggiungiamo una variabile, la velocità, speed x, per esempio, la velocità della x. Ciao, buongiorno. Ok, facciamo float, va. Ciao, buongiorno. Tra l'altro, sono anche loro. Ah, no, io no, lui. Coraggiosissimi. Marca. Prego, prego. Un po' d'acqua dove è? Mi è asciuttata.
fino a qui è chiaro? Avete dei dubbi amletici? Vi state chiedendo? Vi state chiedendo cosa sta succedendo? Stai spostando un po' il microfono. Porca miseria. Sì, ti conviene metterlo da questa parte. Ok. O lo vuoi agganciare, boh, non so. Qua. Che dopo mi muovo comunque, sono. Allora, vediamo un po'. Ah, ok. Cioè, se vi capito, vi incasina sta cosa, se... sulla int. Ah, qui c'è un int di troppo, guarda. Dichiarazione una volta sola. Ok. E int, e manca anche la i. È fatto int uguale 0, invece int i. No? Ti crei il tuo indice, e poi praticamente finché l'indice soddisfa quella condizione, tu l'indice lo incrementi. E lo crei, e sotto la stessa cosa, ti manca int i uguale 0. Come vedete, cioè si può utilizzare, ok, ci sono i punti virgola, invece sono virgole, no, quelli ok, nei parametri, no, quando, sempre dentro le parentesi sono sempre parametri, sono sempre con la virgola, il punto virgola lo usi solo alla fine delle istruzioni, quindi alla fine di una riga generalmente, no, ok. Quindi tutta sta faccenda, ok, adesso però aspetta, sono venute fuori solo le cose, perché probabilmente non hai fatto il display, vediamo un po', display invece sì, forse sono più piccoli, proviamo a commentare questo, proviamo a commentarle lì, sì, vediamo cosa succede. Ok, e non disegna niente, per quale ragione non disegna niente? Dunque... Li ha creati, ne hai creati 10 e il nuovo e lì. Li mostra int. Ah, ok. Errorino, questo vedi, tu devi prendere quei valori lì, quindi x uguale, se no così hai fatto un'identità, cioè non ha. Non faceva niente, ok? Quindi non avevamo i valori, lui non sapeva dove mostrarli, probabilmente li mostrava qua, ma non si sa. Quindi lui non aveva a disposizione i valori, anzi, probabilmente lo mostrava 0, 0, un quadratino grande 0. Ok? Io non mi è ancora chiara quest'ultima cosa che hai spiegato. Vabbè, questo ho capito. Quelli, ok, il passaggio dei parametri, li copi e poi ce li hai sotto, capito? Li riutilizzi. Sì, questo sì. Ok. Qui dove sta questo punto length? Allora, il punto length è semplicemente che io quando qui gli dico mr new my rect, questa cosa qui, cioè io gli sto dicendo guarda, mi serviranno 10 di questi qua, di quegli oggetti che ho costruito lì, me ne servono 10. Ok. E allora io quando so che sono 10, cioè una volta che sono creato, mr acquista questa, diciamo, questo è un campo, questa proprietà, sì. Cioè tu sai quanti sono nella collezione, quindi MR è una collezione di 10 oggetti, okay. Quindi tu sai anche quanto è lunga, sono 10, lui ti dice, se te provi a fare print MR length, ti dice 10, okay. Perché va da 0 a 9, ma cioè, comunque è quel numero lì, questo valore qua, bravissimo, okay. Esattamente. Perfetto. E cioè lui una volta che li hai creati, questi sono 10, quindi sì, se gli dici length 10, okay. Perché è una collezione. Okay, quanti scaffali ho? 10. Okay. Li crei, ok, mm-hmm. Tutti 10, quindi per ogni scaffale c'è bisogno di, insomma, scorrere gli scaffali, quindi un indice, utilizziamo il for, l'indice che scorre tra gli scaffali, l'indice lo utilizziamo pure per spostarli da sinistra a destra, già che ci siamo, e sotto utilizziamo l'indice anche per generarli, diciamo. Sì, per farli vedere, perché noi dobbiamo utilizzare quella loro funzione per farli vedere. Ok, se no, quindi qua praticamente quali li dichiari e quali, esatto, divisioni. Qui dico quanti sono, qui creo gli oggetti e qui utilizzo la loro funzione display, mm-hmm, per rappresentarli. Okay. Allora, adesso vi faccio vedere qual è la cosa comoda nell'usare le classi, che per esempio se io voglio combinare più forme. Ok? Allora adesso vi faccio vedere questa cosa, gli do fill all'ellisse, gli do un fill di rosso per esempio, RGB, ok? E invece al rettangolo gli do un fill di blu.
0 RGB 0255. Ok. E a questo punto io semplicemente aggiungendo una riga qua l'ho aggiunta su tutte 10. Ecco che ho ottenuto questo risultato. Ok? E stessa cosa, cioè io comunque posso modificare ognuna di queste qua. E guardate come si fa. Allora, ammettiamo che lo voglio fare solo su uno, ok? Guardate cosa faccio. MR, prendiamo per esempio il quinto. Io voglio che il quinto triangolo, gli voglio cambiare la larghezza, per esempio. Ok? È uguale a mouse X, per esempio. Ok? Vediamo cosa succede. Io ho preso il quinto cassetto della mia collezione di oggetti, cioè ho preso il quinto oggetto, diciamo, c'erano tutti questi oggetti lì dentro gli scaffali, io ho preso solo il quinto e gli ho detto guarda te adesso quando muovo il mouse ti allarghi o ti ristringi, solo su uno. Ah, proprio quello lì del mezzo. Allora adesso... Questa è un'interazione, diciamo, non so quanto utile. Ok, adesso aggiungiamogli anche, per esempio, MR di 5 H uguale mouse Y. Ok? Quindi io ho un controllo su tutti questi oggetti in maniera indipendente. Cioè io li posso utilizzare... è a piacimento, quindi in questo caso ne ho 10, ma gli oggetti potrebbero essere di più, possono essere di meno, insomma, dopo a seconda delle necessità che ho. Posso fare anche un meccanismo che me li crea e me li distrugge in tempo reale, insomma, ma questo adesso semplicemente basta ripetere tutto il meccanismo da capo, cioè ne voglio di meno, ce ne avevo 10, me ne servono di più di 10, allora questo devo rifare anche da qui. Se invece sono sempre 10, posso dire, beh, allora o me ne mostri di meno, per esempio, guardate se faccio qui meno 5, per esempio, cosa succede? Che lui me ne fa vedere solo 5. Ok? Quindi mi posso ingegnare lì a farne vedere di più o di meno. E fino a qui insomma è chiaro come funzionano un po' gli oggetti. Adesso voi chiaramente siete arrivati adesso, però sì, ti volevo chiedere se la ripetizione delle copie che si vede quando tu fai sì. XY è una proprietà che tu hai dato. Sì, perché non gli ho dato nessuno sfondo. Okay. Se io metto qua uno sfondo, allora praticamente visto che siete arrivati adesso vi ripeto il funzionamento generale di processing. Se avete già lavorato, quindi setup e draw, sapete cosa sono. Questa la fa una volta sola, sta funzione qua, quindi tutta sta roba qua la legge una dopo l'altra, una volta sola. Questa invece è il loop che genera le immagini. Questo è un loop. La draw gira continuamente 60 volte al secondo, se riesce. Se non riesce cala di frame rate, ma insomma dipende dai computer. Sì, dipende dai computer. E anche da quanto codice hai scritto, quanta roba, se hai scritto bene, insomma, se hai scritto delle cose strane. E se io qua ci metto background 0, o insomma background, quindi prima disegno lo sfondo, poi disegno quelle immagini che ho sotto, quella collezione di immagini, e la volta dopo che rifaccio il giro, ridisegno lo sfondo, quindi le cancello e le ridisegno. E allora a quel punto non hai più l'effetto, adesso proviamo... background 40, non so che valore, è un grigio, ok, e adesso, ok, e questa è l'utilità delle classi, insomma, cioè oddio, ne abbiamo vista un po' di utilità, l'utilità è fargli fare delle cose, le cose che vogliamo noi, e, è chiaro, vado avanti, non so, sì, ok. E quindi non lo so, passiamo a qualcos'altro. Io penso che più o meno l'argomento è esaurito, cioè potrei andare avanti e aggiungere cosa possiamo aggiungere sulle classi.
un altro esempietto. Possiamo farli spostare, ok. Allora, qua su mi sono creato la mia velocità, speed x, mi creo anche già che ci sono, float, speed y. Ok? Ieri l'abbiamo visto, no? Il movimento per far muovere una cosa, basta che gli diamo, abbiamo provato a fare da sinistra a destra per fare semplice, e abbiamo capito che basta che noi gli diamo alla sua x, insomma, gli sommiamo un valore, e quindi il valore fino a che arriva alla larghezza della finestra, il valore lo fa crescere. E quando arrivi in fondo alla finestra ricominciamo da capo, quindi azzeriamo il valore e ricominciamo a sommare. Ma adesso per farvi capire in maniera semplice ve lo faccio vedere. Allora, qui gli do semplicemente così, all'ellisse e al rettangolo gli do più speed x e più speed y. Ok? Ma che bello fare lezioni col pianoforte di sfondo, ragazzi. È bellissimo. Ok, faccio la stessa cosa qua sul rettangolo, però non gli metto la y, così vedete cosa succede. Ok? Qui la y non gliela aggiungo. E a questo punto ho io queste due variabili, che all'inizio non sono niente, non gli ho manco detto quanto sono, gli dico, toh, sono zero. Ok? Lo potevo chiamare più che speed, lo potevo chiamare... Vabbè, chiamiamolo speed, dai, più movimento, l'avrei chiamato mov x. Comunque vabbè, a questo punto dobbiamo dirgli come crescono questi speed x, queste velocità. Quindi gli diamo qui da qualche parte speed x uguale, diciamo, uguale, più, facciamo così, allora più uguale 0.1, anzi random di 0.5. Ok, cosa ho fatto? Ha questa variabile che all'inizio è 0 ed è un numero con la virgola, float, io gli aggiungo un valore random tra 0 e 0.5, che può essere qualsiasi cosa, sempre compreso tra 0 e 0.5. Faccio la stessa cosa per la y, ok, trick, quindi cosa succede? Questa cosa viene fatta per ogni rettangolo. Quindi io guadagno una variabilità incredibile, perché ogni random sarà differente. Quindi cosa succede? Che ognuna di queste forme si muoverà per i cavoli suoi. Quindi ho creato, diciamo, un principio di sistema intelligente, o comunque non intelligente. Eccoci qua, che loro si muovono per i cavoli loro. E vedete che c'è, cioè, uno più in basso, uno arrivato più avanti, eccetera. Loro si muovono, eh? Come avete visto, l'ellisse si muoveva anche sulla y, quindi va anche in basso. Il rettangolo no. Ah, quindi questa è già una cosa piuttosto interessante. Noi da una forma siamo riusciti a spezzarla. Allora, però adesso cosa succede? Che ci siamo fregati che quelli lì continuano a crescere, quei valori. E sono finiti fuori, non succederà più niente. Rimarrà così... fino a che no, cioè, rimarrà così, non c'è modo al momento di farli rientrare. È uscito fuori, semplicemente lui ha continuato ad aggiungere un valore random a quello speed x è sempre cresciuto, ok? E quindi a un certo punto speed x è diventato tipo, che ne so, 350 pixel. Noi abbiamo la finestra che è grande 400, questa 400 e alta 400, un rettangolo. Se lui è 3,50 e a un certo punto è finito fuori e il valore sta continuando a crescere, adesso probabilmente sarà arrivato a 1000, insomma siamo nell'altra stanza, siamo arrivati, quindi non ci siamo, diciamo, organizzati prima, quindi dobbiamo fare solo semplicemente un controllo qua. Abbiamo visto ieri l'istruzione if, allora gli diciamo se speed x, anzi sì, se speed x è minore di 200, facciamo di width, va, anche se non funzionerà questa cosa, width, poi vi faccio vedere perché, ok, stesso, no, solo questo. Tum, tum, tum.
Ok, qua ci metto 8. Qui ci metto Y. Ok. Allora, questa cosa esattamente non funzionerà precisa, perché io semplicemente ho aggiunto alla X dell'ellisse, che quindi era qualcosa come 50 pixel, 100 pixel, 150, adesso non mi ricordo, e gli ho aggiunto il valore della velocità. E qui gli dico, guarda, quando la velocità finché è minore di width, aggiungici il valore random. Però io per alcune ellissi, cioè ce l'avrò già fuori da un po', praticamente. Vediamo, nel senso che alcune usciranno fuori prima di rientrare. Ah, adesso mi sono dimenticato un else. Non ho finito. Mi sono dimenticato, cioè così, allora finché è minore vai avanti. Altrimenti, else, e lo metto qua adesso per comodità, speed x, io lo rimetto a 0. Dov'è lo 0? Qua. E la stessa cosa sotto. Avete visto cosa ho fatto? Cioè la funzione if else, questa istruzione l'ho scritta su una riga sola, if questa condizione, cioè if questa condizione, questa è l'istruzione che eseguo. Quindi se è vera l'istruzione, la condizione, eseguo questa istruzione qua. Altrimenti, quando non è vera, cioè quando speedX è diventato 400, praticamente, io speedX lo rifaccio partire da 0. Guardate che cosa succede. Stessa cosa per speedY. Vediamo cosa succede, che sono curioso in realtà. Ok. Cioè loro continuano a uscire, perché ancora mica è arrivato a 400. No, perché lui ancora non è mica 400. Guarda, adesso quando uscirà l'ultimo probabilmente è 400 e ricominciano da capo. No, no. Vede? Perché, cioè, SpeedX sta crescendo e in questo momento SpeedX è questo. Praticamente. Ok? Adesso possiamo provare a stamparlo per avere un'idea di quant'è, così facciamo anche un ripassino di come si stampano le cose. Allora, possiamo mettere così, guardate, invece di fare il print, che è rischioso, abbiamo visto ieri che ci può fare, soprattutto nei cicli for, ci può fare casino, possiamo utilizzare text, lo facciamo vedere a schermo e siamo a posto. Ok? Allora ci metto text e qua in mezzo ci metto speed x più, voglio sapere anche speed y, li separo da uno spazio, più speed y e li metto per dire nel mezzo. Ok? Se tutto va bene li dovremmo già vedere. Ok, non si legge un cacchio. Non si legge proprio una cippa. Niente, vero? Vediamo se lo porto di qua, se si legge. Perché è troppo veloce, insomma, vabbè. Comunque, vedete, qui è circa 280, 290, 300, 300, 370, 380, 300, e ricomincia. Ok? E qui adesso 58, eccetera. Ok? E questo qui, il testo, prende chiaramente tutti i colori che gli abbiamo detto, cioè dove diciamo un colore lui se lo prende. Quindi noi qua di colori abbiamo solo detto, quelli abbiamo detti i colori? Qua. Ok. Questi fill, avete visto, sono all'interno della classe, però influenzano anche una cosa esterna alla classe, perché il fill, questo vale dappertutto. È un fill, gli stroke weight, vale tutto quello che c'è dopo, tutto quello che viene eseguito dopo, se lo porta indietro. Quindi se vogliamo evitare questa cosa, allora questo intanto me lo potrei mettere di qua, guardate, perché ecco perché ho fatto una stupidaggine, perché lo scriveva 10 volte, ok? Perché, diciamo, potevo farlo con gli interi, no? Però è... aumenta di un pixel ogni volta, invece così lo facevo aumentare di meno di un pixel.
quindi diciamo più risoluzione, ecco, posso andare più nel dettaglio. Allora qua adesso possiamo fare questa cosa, display e text, guardate che cosa faccio, voglio stampare i voglio stampare la velocità di ciascuno, quindi mi vado a prendere semplicemente il valore della velocità. Avete visto qua su? Io tutte queste cose che ho scritto qua sui campi le posso andare a infilare, a richiamare così, col punto. Trick. Stessa cosa faccio qui. Faccio prima scriverlo che copiarlo. Punto. E li spostiamo tutti, per esempio, width meno, vediamo, li metto sulla x, li metto i per 50, ok? Quindi ogni 50 pixel mi metto un testo. X, si legge niente, però ecco che, cioè, cominciamo a vedere anche un po' di testo. Bravo, ottima idea. Ma se no il testo lo faccio bianco, guarda. Il primo si legge bene, gli altri non si leggono più, possiamo provare ad andare a capo. Ok? Guardate cosa succede così, eh? Vanno in diagonale. Ok? Guardate i valori, sono tutti diversi, eh? Sono lì, però non sono tutti uguali. 140, 150, 60, 70. Quindi diciamo c'è una discrepanza che insomma è la nostra variabilità che abbiamo dato con random, variabilità dentro le cose. E guardate un po' cosa succede, tutti stanno per arrivare, 360, 380, 390, eccoli, e ha ricominciato da zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chiaramente non mi ci sono stati tutti. È chiara tutta questa cosa? Sì, no? Passiamo a qualcosa di più divertente? Perché questo comunque è utile, la questione delle classi. Cioè, se per caso vi mettete davvero a programmare in processing, vi renderete subito conto che vi serve qualcosa per creare le vostre collezioni di oggetti, i vostri oggetti che fanno le cose che volete voi. Perché alla fine, per è chiaro, nelle classi degli oggetti serve, praticamente le classi degli oggetti servono per creare più elementi uguali, però abbiamo la possibilità di dare caratteristiche diverse agli oggetti. Nell'esempio, se ad esempio qui ci fosse stato un arcanoid, c'erano dei mattoncini e la palla va a rompere il mattoncino, possibilmente un mattoncino ti dà una vita e quindi quella ha un'altra caratteristica a parte. L'altro mattoncino ti dà 10 punti. Però sono sempre mattoncini. Ecco, tu li crei tutti in una volta attraverso le classi degli oggetti, poi attraverso l'array praticamente sai qual è e gli dai delle caratteristiche, quindi questo praticamente tu disegni una volta sola il mattoncino, lo metti quante volte vuoi, però hai la possibilità di dargli caratteristiche diverse, tutto qua. Allora adesso per farvi vedere come io ho utilizzato le classi nei miei programmi, questo qui se lo vi funziona, avete provato, comunque vabbè, se dopo se volete ve li do tutti questi. E adesso vi faccio vedere una cosa, quella che avevo messo su prima, quindi più o meno come può diventare una classe. Adesso vi spaventate. Ah! Allora, intanto ho fatto delle cose assurde, nel senso ne ho creata una che mi serviva per altre due. Vedete qua, questi sono tutti i miei campi, un macello, gli stroke, mi servivano un sacco di campi. Ecco che cominciano tutte le sue funzioncine. Ne ha una valanga queste. Sono soprattutto per settare dei valori. Allora, tutte le sue funzioni, tutti i suoi colori, insomma, queste sono tutte funzioni, ok? Tutte queste che vedete. Ognuna fa qualcosa in particolare, ognuna o si aspetta nessun parametro, o se ne aspetta tanti, questa per esempio se ne aspetta tanti, e poi cosa fa? Chiama altre funzioni. Comunque, vabbè, adesso, insomma, per farvi avere un'idea di cosa può diventare la programmazione, si può diventare scemi. Nel senso che
A volte, però è divertente, nel senso affascinante, diventa come degli enigmi da risolvere, almeno per me. E poi cosa ho fatto? Praticamente sono andato a prendere il codice di sta roba qua e gli ho detto, guarda, creami una classe che mi prende tutto quello che ho scritto prima, me lo estendi. Quindi gli voglio aggiungere ancora roba, però siccome avevo bisogno anche di quest'altra classe qua, vedete, ho utilizzato una classe che io avevo creato prima e le sue caratteristiche, le sue funzioni, quello che faceva, e gli ho detto, guarda, adesso devo creare altre due classi che utilizzano un po' delle sue, cioè utilizzano le sue funzioni, però ne hanno altre. Uno è quello che disegna, questo qui è un disegnatore, è un pittore, e questo qui contiene, diciamo, le caratteristiche del pittore, semplicemente. Quindi è un po' simile a lui, però non disegna lui, quindi guardate un po', questo col painter c'ha da qualche parte una funzione o draw o display, non mi ricordo come si chiama, mi sa display. Ma dove sto? Allora, il find lo metto di qua, che se no non capisco niente. Ecco. Eccola lì. Vabbè, dopo io ho vari if per disegnare con vari mode, eccetera. Però c'è la mia funzioncina, come abbiamo visto prima, display. Guardate come la chiamo. Guardate, allora, guardate cosa ho fatto. Io mi creo il mio array di col painter, di questi disegnatori, sono dei pittori. Disegnano con la voce, o col suono, insomma. Me li creo. Poi, da qualche parte, eccoli qua, no, cioè lassù li dichiaro, eccoli qua che li sto creando, ne voglio quattro, ok? Faccio collezione di quattro disegnatori e me li creo. A ognuno gli setto un preset, in questo caso, quindi sfrutto una funzione che lui c'ha, ok? E poi semplicemente li disegno, adesso questo qui, vabbè, dove sarà? Eccolo qua. Vabbè, ci ho messo una condizione davanti, se ci sono delle persone, disegna. Se non ci sono... Ah, i booleani non li abbiamo visto. Vi servono? Servono i booleani. Booleani è sì o no? Quindi in questo caso addirittura ho una collezione di booleani, perché questa cosa funziona con quattro persone, funziona con la Kinect o con insomma una webcam, adesso da vedere. E ecco come li ho usati, insomma, come ho usato le classi, ok? Adesso vi faccio vedere, non so se questa versione, no, vi faccio vedere la versione, dunque vediamo qual è quella con la Kinect, abbiate pazienza un attimo, è questa, no, questa qua, ok, allora vi faccio vedere questa, è uguale praticamente, cambia solo questa parte qua. Allora, adesso la Kinect ne abbiamo una sola, e quindi insomma non so se potete provare. Il problema della Kinect è che c'ha l'installazione dei driver un po' ostica. E, però per processing esiste questa libreria molto simpatica che si chiama Simple OpenNI, questa qua. Ok? Noi andiamo a prendere qua, quindi import, adesso vi faccio vedere, allora dove ce l'ho la barretta qua, sketch tools, no, sketch, dove stanno gli esempi che non li trovo mai, eccoli qua, allora mi vado a prendere, vedete qui ce ne sono le librerie che io ho aggiunto, ce ne sono un po'. Adesso quando vedo Simple OpenNI dovrebbero essere in ordine alfabetico, eccola qui. Qua dentro, a parte che ci sono tutti gli esempi, io però volevo vedere un po' di documentazione. Comunque vabbè, adesso per farvi vedere cosa fa la Kinect, delle cose molto fiche. Io l'avrei dovuta comprare prima, mi sono... L'ho comprato tardi, guarda, mi sono esaltato. È divertentissimo. Ecco, questo qui... Ah, qua è partito. È enorme. Ok. C'è qualcuno? Funziona? Non si vede niente, però funziona. Si vede un cacchio. Ok, questo fa subito tracciamento dello schermo. Questa non l'ha presa l'altra mano.
ok? C'è una condizione di luce un po' così, però insomma, dai, abbastanza. Si può fare pure tipo motion capture? Sì, guarda, guarda cosa succede. Io mi giro, funziona, però vedi, è un po' lui, non sa benissimo come sono orientato. Infatti, infatti ne utilizzano più di una di solito. Io non ho mai provato a programmarne più di una. Perché le riconosce, sfrutto un driver e le riconosce tutte e due come unica, perché condividono solamente Ubisoft riesce a fare funzionare insieme, ma per una questione che riesce a fare motion capture, rec e lancio non è in realtà, e questo è in realtà. E c'è anche un programmino molto fico che si chiama OpenTSPS. Che ve lo faccio vedere. Ci sono anche altri driver che sono compatibili. Ce ne sono diversi, ce ne sono. Cioè, bisogna un po' esplorare. È un po' difficile perché, per esempio, se raggiungi la compatibilità con una delle tue librerie, la sfori con l'altra. Magari, esatto. Grazie. Non l'ho dato quando avevo finito. Quando è finito, esatto. A prossimo. No, cioè, chiaramente è potentissima la Kinect, però cioè, si basa su librerie che sono in questo caso insomma, fatte da utenti o comunque insomma non è detta che sia tutte le sue caratteristiche siano sfruttate. Sì, ho notato anche che alcune versioni X32 sono più compatibili rispetto alle 64. Allora, questo qua è un programmino veramente figo, secondo me, che appunto, come potete vedere, riesce a fare un blob. Io al tipo gli ho scritto che ha fatto sto programmino, gli ho detto ma io voglio anche lo scheletro, me lo metti? E mi ha detto che forse me lo mette, e però appunto che aveva a che fare con i problemi di OpenAI, che ufficialmente non supporta la Kinect. Ufficialmente, quindi la libreria che io sto usando, Simple OpenAI, non supporta la Kinect, ma supporta principalmente il PrimeSense dell'Asus, che diciamo è uscito fuori 2-3 anni dopo la Kinect, un po' più avanzato, prende un po' più lontano, ha più apertura. La Kinect, cioè, comunque è figa, ma è abbastanza limitata, nel senso funziona fino a 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo, larghezza 5 metri, a dire un bel po'. Ecco. Quindi si può però sfruttare la sua immagine, diciamo, grezza, questa è l'immagine di profondità, no? E vedete, quelli più siete bianchi e più state davanti, ok? Riconosce dei blob praticamente. Io con questo programmino mi mando, e adesso così introduco il concetto di comunicazione, che secondo me è la cosa più utile proprio per fare installazioni, per fare cose interattive. Hai bisogno di un controller, non puoi... Questo, in realtà, sai che mi sa che c'è per qualsiasi cosa, cioè anche per Linux l'hanno fatto, è fatto in Open Frameworks comunque, quindi se te c'hai un attimo di pazienza te lo puoi anche compilare te, quindi essendo C++ praticamente, e questi sono dei ragazzi, sono stati bravissimi comunque, hanno fatto sto programma, l'hanno messo a disposizione. Mi sembra una miscelazione fra Vedi? Synapse e Oscelleton. Sì, cioè, praticamente sembra sì. Proprio la perché lì dopo c'è il vantaggio. Esatto, lì c'è il vantaggio che a ogni singolo messaggio te gli puoi dire, cioè puoi associarlo, okay. No, il messaggio. Il non problema l'ho mai è usato, che però bisogna vedere quali software, come per esempio Motion Builder, ok? Quali PS riescono a trasferire i data skeleton per fare in modo che il personaggio sì. Raggiunga... In realtà qua lo scheletro non lo mando. Ok. Qua ancora loro non hanno implementato. Appunto io gliel'ho chiesto, mi ha detto sì, abbiamo delle versioni che funzionano con, appunto utilizzando la libreria OpenAI, ma c'avevano questo problema che non essendo ufficialmente supportata la Kinect, per la Kinect insomma non sapevano se riuscivano a fare lo scheletro. Certo. Però mi ha detto che ci provava, doveva risolvere un po' di bug e poi ci provava. Quindi chissà, magari scappa fuori. Però vedete, cioè, qui è veramente, veramente figa sta cosa, nel senso che io posso, ho un sacco di controlli, posso decidere, qui tira fuori dei blob fondamentalmente, quindi qui c'è un tracciamento molto grezzo, ecco.
adesso, senza che sto qui a spippettare con ste robe a lungo, comunque fondamentalmente, vabbè, posso fare lo sfondo, quindi mi catturo lo sfondo e poi vado di sottrazione. Oppure, quindi se voi mi muovete un po', adesso vabbè. Ecco, ok? Chiaramente poi i colori non dovrebbero essere un problema, però a volte lo sono, perché si dà per scontato che tipo questa funziona, adesso dovrebbe essere con l'infrarosso, insomma, quindi a profondità, si dà per scontato che l'infrarosso non abbia problemi, ma probabilmente, per dire, sta luce rossa, la luce sul pavimento rosso, forse gli dà anche delle riflessioni strane. Ok, comunque è abbastanza preciso, dopo uno più lontano vai e più è preciso, ok? Io adesso vi ho fatto la foto a voi, quindi tutto quello che c'è in più lui lo prende, ok? E io posso mandare queste informazioni che vedete scritte lì, di D, Tades, vabbè, quelle non mi interessano, proprio il contorno, la dimensione di questa finestra, insomma, ok? No, aspettate qua, mi posso rimpicciolire. Questi li posso mandare attraverso la rete. Allora adesso vi dico due trucchi per settare le reti, almeno sul Mac, te sei Windows, però su Windows... Io sulle reti sono ignorante completamente, nel senso non so bene come creare una rete più che altro, cosa che è molto utile quando fai installazione, non ti puoi basare sul fatto che avrai internet, quindi devi avere un sistema, se non ce l'hai direttamente dal computer, bisogna che ti compri un affarino, un router, qualcosa, ti devi portare dietro un modem, anche un cellulare in realtà è sufficiente, ok? Se hai Samsung, comunque il sistema operativo Android dove l'ho messo il cellulare, può creare una rete, no? E ho provato, sembra che non è che siano così, cioè non c'è tanto lag, sono abbastanza potente probabilmente come l'airport del Mac, come la rete che puoi creare sul computer. Allora, adesso andiamo a vedere... Creare la rete, adesso vi faccio vedere, sposto la cosa di qua, guardate un attimo, la barretta, così vedete tutto il procedimento, dov'è? Qua. Ok, allora, porca miseria, è proprio lassù nell'angolo in alto, non si vede, vabbè. Allora, adesso io l'ho già creata, quindi vabbè, ho creato questa rete, adesso la disconnetto, rifaccio tutto il passaggio da capo. Ok, adesso lui mi si è connesso, ma insomma uguale. Questo mi serve, perché mi servono le reti? Perché io potrei essere lontano dal computer. Potrei avere più programmi che parlano l'uno con l'altro, potrei avere degli input che arrivano da un performer che ha addosso dei sensori, c'ha addosso, oppure sta davanti alla Kinect. Cioè, insomma, potrei avere vari computer, tanti computer che fanno i visual o che fanno la performance. Allora, in questo caso io per esempio ho dietro Pure Data, ok? Che adesso non so se sta andando... Forse SNI? No? Dove è andato il mouse? Comunque vabbè, ecco lui che mi manda dei messaggi OSC, me li impacchetta e li manda un indirizzo, in questo caso localhost, cioè il mio computer, allo stesso computer. Se volessi usare un altro computer, qui ci devo mettere un altro indirizzo. Ma adesso partiamo una cosa per volta. Allora, io qua semplicemente faccio così, crea network. Ok, adesso vabbè, lo chiamo come il computer, vuol dire onda, chima in greco. E do una password, vabbè, che mi ricorderò. Ok, adesso ho messo ASD, FH, la creo network. Per essere sicuro che funziono, allora intanto qua è come comparito il computerino, lassù in alto. Per essere sicuro che riesco a connettere tutti i dispositivi in maniera corretta, soprattutto iPad e similari, poi vi dovrò dire che in realtà il cellulare Android non si connette alla rete Mac, io non ho trovato il modo di farlo, se lo trovate ditemelo, non funziona, stessa maniera con cui funziona l'iPad. Comunque vabbè, vado nelle preferenze network, mi si sono aperte di qua. Adesso qua c'ho già l'indirizzo giusto, comunque mi assicuro di andare qua nel TCP/IP e di mettere IP manuale, ok? Così questo sono sicuro che rimane fermo, rimane sempre lui,
e non cambierà, perché sennò col DHCP potrebbe svegliarsi e cambiare, soprattutto quando non ho rete. Cioè quando non ho il collegamento a internet, non ho un router, quello potrebbe cambiare. Quindi io gli do, cioè se gli do DHCP, guardate cosa succede. Rinnova. Adesso è rimasto 10, ma potrebbe cambiare. Comunque vabbè. Mettiamo manuale. Io adesso gli do un indirizzo di mia scelta. 192.168. Adesso ho messo 10. Avevo messo 10, 1. Questo sarà il mio server, diciamo, il mio computer. No? Io generalmente utilizzo l'1 lì per ricordarmi che questo è il computer principale a cui gli altri mandano i messaggi. Poi può essere anche che pure lui manda i messaggi, però diciamo lui è il mio computer principale dove magari eseguo la maggior parte dei programmi. Ok, gli do questa maschera di rete, è la specie, cioè come in Windows c'è il gruppo home, il gruppo, qui cioè, si può dar così, insomma, che sarebbe quello. Alla fine fare una subnet, ok? E gli ho dato 255.255.00. Tutti i dispositivi che devo connettere dovrò dargli la stessa subnet e probabilmente lo stesso indirizzo fino a qui, almeno fino a qui. L'ultimo valore cambierà. Allora adesso per farvi capire, questa qui è una rete che dovreste vedere anche voi. Kima si chiama. Se cercate nelle reti la vedete. Adesso non so cosa, se vi interessa connettervi, non serve a niente, nel senso la password comunque è SDFH, ho messo. Io dal mio iPad cosa faccio? Tutte le volte devo fare sta cosa, devo fare, adesso non so se voi avete un iPad o un cellulare, comunque vabbè, dissocio la rete e la rifaccio. Quindi ci clicco, mi chiede la password, SDFH. Ok. E poi cosa faccio? Vado a mettere l'indirizzo statico anche qua, senza DHCP, che quindi voi sul vostro dispositivo dovete semplicemente andare a mettere un indirizzo IP statico. Quindi mettiamo lo stesso indirizzo che abbiamo messo fino a un po', fino al penultimo valore, 192.168.1.10, e ci metto un altro indirizzo, per esempio questo qui lo chiamo 2, il secondo controllo. La maschera metto la stessa, 255.255.00, e sono a posto. Quindi a questo punto il mio iPad è connesso alla stessa rete del computer, quindi si possono mandare dei messaggi. A questo punto vi suggerisco anche, appunto se fate installazioni o volete farne, di dotarvi di un qualche programma di controllo, ce ne sono diversi free. Tra cui forse il migliore è Control, o comunque il più potente, perché è gratis. È fatto così, insomma, c'hai per esempio accelerometro, ok? Questo c'è anche sui cellulari Android, funziona bene, eh? Anzi, se lo volete vedere con un cellulare Android, poi ve lo faccio vedere. Comunque, vabbè, spesso. Adesso per farvi capire, vi faccio un esempio. In questo caso da qua, da Pure Data, io prendo l'input della scheda audio. Adesso vabbè, qui ho solo una scheda audio mono ovviamente, cioè come input c'è solo il microfono integrato, quindi funzionerà solo il primo canale, quindi questo qua non succede niente. Da qui poi succede un macello, vabbè. Comunque, ecco, il mio input... Vabbè, qui viene analizzato, c'è questa funzioncina, si chiama Sigmund, tira fuori la frequenza, qua, in note MIDI, e il volume, da 0 a 100. E queste informazioni cosa fa? Le spedisce sulla rete. Lui all'avvio si è connesso a questo indirizzo, alla porta 8000. Quindi che cosa fa? Lui a questo computer, cioè io qui ci potevo scrivere al posto di 127.0.0.1, ci potevo scrivere l'indirizzo di prima che è 192.168.10.1. Ci potevo scrivere quello, ma così è semplicemente localhost, cioè sto computer, questo computer qua, qualsiasi sia il suo indirizzo non ci interessa, lui. E quindi lo stesso computer dove sta avvenendo è questo. E poi cosa fa? Semplicemente spedisce questi messaggi, la frequenza, il volume, e li spedisce sulla rete. Da qualche parte ci sarà qualcuno che ascolta questi messaggi,
E andiamo a vedere come si fa per dire su processing, ci sono già proprio gli esempi già pronti, allora questo qui lo chiudo, anzi no, non lo chiudo. Allora, lui chiaramente adesso qui gli metto 8000, che è anche qui 8000, perché pure data si connette alla porta 8000. Qua, cioè, volendo, ecco, posso connettermi a qualcun altro su un'altra porta, questo è un esempio. Allora, vediamo cosa succede. Se io faccio play sta roba, non succede niente. Tu stai ascoltando alla porta 8000. Allora, guardate cosa succede se avvio pure data. Pure data non sta trasmettendo in questo momento. Allora, intanto questa finestrella la porto di qua, anche se non servirà. Dov'è il coso di pure data? Eccolo qui. Trick. Lui mi dice non sono connesso. Ok, mi connetto. Clicco lì. Vediamo se si è connesso pure data. Ok. Guardate qui cosa... Porca miseria. Mi verrà un mal di collo. Aspetta che mi sposto. Mi rigiro un altro peletto. Spianto tutto. Qui si è connesso, vedete? Mi sono connesso alla porta 8000. Ritorno su processing. Ah, mi stanno già arrivando i messaggi. Guardate un po'. Canale 3, canale 5. A e basta, la F non arriva. Ma forse che non si fa in tempo a leggere. Qualcuna ce n'era. Vediamo un po'. Stop. Eccolo, sì sì. Manda anche la F. Ok, adesso, vabbè, questo sketch qua era solo stampa quando ricevi un messaggio e mi stampi un po' di caratteristiche del messaggio. Ma adesso vi faccio proprio, allora, questo mouse press, questo codice qui inutile, non ci serve, serve per mandare messaggi. E vi spiego un attimo com'è il funzionamento di questa libreria, che è veramente, cioè, forse... potrei dirla più utilizzata, perché comunque la devi utilizzare quasi per forza, se hai appunto più programmi. È la migliore soluzione, perché è rapida comunque, cioè ha un controllo sulla rete, funziona, avete visto, anche con, cioè, con messaggi audio, di informazioni sul file audio, quindi quelle sono molto veloci. E dopo vi rifaccio vedere questo coso qua che disegna col suono e capite che più o meno abbastanza reattivo, diciamo. Allora, vi spiego il funzionamento, un secondo. Allora, qui questo abbiamo visto ieri l'importazione, no, delle librerie. Semplicemente io importo la libreria OSCP5 e la sua collega NetP5. Ok, dentro NetP5 c'è questa classe qua, oggi abbiamo visto le classi, così almeno abbiamo un'idea di che cosa ha fatto il programmatore di OSCP5? Si è creato una classe OSCP5 che fa qualcosa e si è creato pure una classe NetAddress che fa qualcos'altro. In questo caso questa qui è quella che gestisce tutto il routing dei segnali, invio, spedizione. Questo qui descrive un controller, ok? Descrive questo, per esempio. O pure data, descrive il programma esterno che io, con cui mi voglio... e interfacciare, diciamo, mi voglio connettere. Allora, cosa succede? Vabbè, qui c'è questo frame rate, quindi vedete che è una cosa che non abbiamo ancora detto, il frame rate si può modificare. Cioè io posso dire, guarda, sto sketch me lo esegui a un frame al secondo, quindi fa tic, disegno, disegno, disegno. Quindi, cioè, posso anche gestire la velocità. Ma vabbè. Invece qui cosa succede? Questo... creo l'oggetto SCP5 che ho dichiarato qui, lo potevo chiamare anche ciao e scrivere qui ciao, però l'importante è che dopo quando lo creo gli do il tipo giusto, cioè è un tipo SCP5, lui si aspetta due parametri. Il this, vabbè, è una parola speciale, diciamo, vuole sapere un po' il contesto, cioè dove siamo, quindi dice vabbè, per questo contesto, diciamo così, non è proprio così, e ti connetti alla porta 8000. Sotto, cosa dice, vedi? My remote location is a net address. Quindi è un indirizzo,
vedi, è usato come parametro quando spedisci gli OSC packet a un altro computer, device, application. E quindi cosa faccio? Io, my remote location, faccio, voglio un indirizzo IP, quindi ci avrò un computer o un programma che funziona, che fa qualcosa, che si aspetta dei messaggi alla porta 8000. Quindi pure data probabilmente in realtà... cosa gli ho dato? Che porta gli ho dato pure data che non mi ricordo più? 8000, ok. Però lui riceve sulla 9001, eccola qua. Lui sta ricevendo sulla 9001, quindi diciamo da qua non gli sto mandando dei messaggi, ok? Quindi qui se voglio mandare i messaggi a pure data devo mettere 9001 qua. 9001, ok? Allora, adesso andiamo a vedere come è fatto un messaggio OSC. Allora, un messaggio OSC è, diciamo, una cosa del genere, cioè c'ha una specie di indirizzo. Tutto chiaro fino a qui? Ci siete? Confusione? Ha fatto un macello? No. Perché so che sono ostici comunque questi argomenti, però è che passata il terrore iniziale, poi dopo quando vi rendete conto quanto è utile sta roba, dopo cioè, val bene la pazienza di mettercisi un pochettino, perché veramente risolve tanti problemi, perché cioè, se io per dire non riesco a controllare uno sketch da lontano, io devo stare sempre lì al computer. Alle volte quando io eseguo il programma, non c'ho più, qui non vedo più niente perché alcuni proiettori non supportano la duplicazione, cioè non posso separare lo schermo, devo per forza tenerlo uguale, sinistra-destra, poi processing alle volte, cioè comunque lo schermo qua può diventare tutto nero, io non vedo niente. E poi soprattutto quando lo eseguo in modalità full screen, lui l'altro schermo me lo fa nero. Non sempre, ma dipende un po'. Insomma, mi rendo conto assolutamente che a me mi serve qualcosa con cui controllare dall'esterno, che sia un cellulare, che sia una tastiera, insomma, lontana. Ho bisogno di controllare le cose, quindi dopo ci sono appunto questi vari programmini. Io quello che utilizzo effettivamente è TouchOSH OSC, che è questo qui. Vabbè, vi faccio vedere un esempio di interfaccia. Si vede. Dove la devo far vedere? La telecamera oggi non si vedrà sicuro. Se ve la volete passare, nel senso adesso questa non ci farà niente, però volete vedere, questo è molto comodo fare una cosa del genere, capito? C'è XY, degli slider, fader, bottoni, acceso, spento, andare avanti e indietro, insomma se devo attivare il debug, capito? Che sono lì che provo la performance davanti alla Kinect, cioè io non posso stare lì al computer e provare la Kinect, c'ho sempre bisogno di una persona che mi sta lì a provare. Quindi io cosa faccio? Vado con l'iPad, mi metto lì davanti, provo, mi traccio e almeno lo posso fare da solo, posso farlo a 50 metri di distanza, sono su una rete wireless, mi posso allontanare, posso... che alla fine il problema è sempre far arrivare i cavi e le distanze, cioè è sempre quello il problema. Vado avanti, quindi ecco, qui in questo caso se io premo il mouse, qui mi crea un messaggio OSC che ha come, diciamo, parametro, insomma il suo testo è test, quindi lui è un messaggio di tipo test, insomma questo è il messaggio che lui invia. A questo messaggio gli possiamo aggiungere dei valori, quindi questo. E possiamo mandare tanti messaggi. Esempio, vi faccio vedere il programmino che, per farvi capire ancora meglio, l'editor. Control Cafree ha un editor in flash. Adesso questo dove sarà? Qua no. Qua. Ok. Questo è 1, 2, vabbè. Ecco, questa è la cosa che avete visto adesso, non si vede tutta, però guardate per esempio, queste qui sono le mie distanze, adesso sono delle distanze, ok? Distanza di curvatura, distanza massima,
io le, quindi lassù gli do un nome, lui già in automatico mi crea questo messaggio. Nella pagina 1 del mio, ho due pagine, ok, di qua c'ho un gestore di volumi, eccetera. Ecco, prima pagina, le distanze, ok? Stessa cosa, sotto, questi qui, l'ho chiamato il nome Silent Stroke, lui mi manda questo messaggio, 1, pagina 1, Silent Stroke, mi manda un valore da 0 a 1. Stessa cosa, questo è un bottone, si chiama Random Fill, lui mi manda o 0 o 1. Poi ci sono i selettori esclusivi, cioè che funziona praticamente la scelta, guardate com'è fatto che non si vede. Eccolo qua. Questi sono i selettori esclusivi, cioè li posso utilizzare per esempio quando c'è dei preset, questo è questo. Devo girare tra preset vari, per esempio. E poi dopo sotto, vabbè, ci sono i bottoni, questo qui se voglio fare degli screenshot, per esempio, non è che posso stare sempre lì al computer con la barra, cliccare la barra. Io voglio stare a sedere da un'altra parte, mi guardo magari anche dalla posizione ottimale e dico, ah, adesso questa è bella, trick, faccio la foto. Screenshot, faccio partire un video, faccio partire qualcosa, per esempio. Oppure, che ne so, sto suonando, suono e c'ho il computer dietro che fa i cavoli suoi e c'ho lì l'iPad sopra il mio strumento, sopra il pianoforte, trick, faccio partire il prossimo video, magari suono sopra il video. Oppure c'ho i visual, devo cambiare preset. È comoda una cosa del genere, non c'ho fili, c'ho un affarino piccolo che può essere questo, un cellulare vicino a me, e me lo posso tenere in tasca quando mi serve, trick, tiro fuori, cambio quello che devo cambiare, lo rimetto in tasca. È comoda sta cosa. È chiaro un po' come il funzionamento di OSC, lo conoscevate già, avete mai... No. Andiamo a analizzare ancora un pochettino di più come funziona esattamente questa faccenda. Quando io importo la libreria sopra, la libreria fa già un sacco di cose e soprattutto praticamente fa in modo che il mio sketch ascolti i messaggi che arrivano dalla rete con questa semplice funzione. Io inserisco questa funzione qua, questa roba qua non serve a niente, cioè posso commentarla. Questa funzione qua parte, quindi esegue quello che c'è qua dentro ogni volta che arriva un messaggio, qualsiasi messaggio esso sia, lui sta aspettando solo un messaggio di tipo OSC, ok? Di tipo OSC message, per essere precisi, e tutte le volte che lo riceve dice: ho ricevuto un messaggio OSC, questo messaggio appunto, ha indirizzo, quindi quella cosa che vedevamo prima da qua, quella cosa lì ha indirizzo CH56, adesso questo è il messaggio che avevo mandato io, che sarebbe canale 5 e canale 6, ampiezza 1 o amplitude 1. Canale 3, 4, ampiezza 1, vedi, la frequenza la manda di meno. Mi manda solo per 3-4, oh, vabbè. Questa è la frequenza, e poi che cosa faccio? Qui ho solo guardato il tipo, type tag mi dice che tipo di dato contiene, F float, cioè ecco la virgola. Ok, adesso allora non mi ricordo esattamente com'è che si stampa sta roba, lo andiamo a vedere da qua, che c'è tutta la gestione. Quindi, che cos'è lavorare con i messaggi OSC? A un certo punto, poi dopo questi messaggi li devi ricevere, quindi li devi, come dire, devi fare un parsing, si chiama, volendo. E cioè, semplicemente a me mi arrivano questi messaggi, devo dirgli cosa fai quando mi arrivano questi messaggi, quindi devo farlo per ogni messaggio. E vedete che può essere anche piuttosto frustrante. Però, insomma, è... la comodità ne vale la pena. Guardate un po', qui dice solo se, vedete, io ho questo address pattern, lui lo chiama, che sarebbe, cioè quel messaggio che io ricevo, questo qui, questo è l'address pattern. Dov'è il mouse? Scomparso, aiuto, ecco questo, no?
cioè dalla barretta verso destra fino in fondo, e questo è il messaggio che io ho ricevuto, address pattern, ok, è il suo tipo. Allora guardate qua come l'ho gestita sta cosa, se con un se, no? Se l'indirizzo è questo, allora fai qualcosa. Qui in questo caso, vabbè, è proprio il messaggio più complesso, prendiamo uno semplice. Questo no, ecco, questo è il più semplice di tutti, per esempio. Me lo copio. Allora, lo metto qua sotto. Questa roba la commento che non mi serve più. Si capisce come sto andando? Faccio confusione. Troppa roba, volete vedere qualcos'altro? Kinect, c'ho anche degli affari strani, tipo questo. Questo è tipo una Kinect, però piccolo, per le mani. Questo non esiste ancora in commercio, sono stato fortunato come l'hanno mandato, però uscirà tipo giugno, luglio. Già i computer Asus l'hanno integrato. E anche cioè Google Earth l'ha adottato, tanti siti cominciano ad utilizzarlo, cioè funziona. Si chiama Leap Motion si chiama. Non vi ho detto come si chiama, funziona con l'infrarosso anche questo, cioè ha due infrarossi e tre webcam, mi pare. E adesso, cioè, se lo attacco nel mio computer, probabilmente, a parte che non so più preso USB, ma probabilmente è uscito il nuovo sistema. Cioè il nuovo software, quindi non funzionerà, dovrei aggiornarlo, ma non c'ho internet. Comunque vabbè, non so, nel senso, si possono vedere un po' di cose, la webcam, oppure possiamo vedere altri tipi di interazione, possiamo vedere il pixel, cioè lavorare sui pixel, ok. Allora finisco sta cosa, poi ci buttiamo un po' sui pixel, giochiamo un po' con i pixel, che è divertente. O se no anche riconoscimento facciale possiamo fare, OpenCV. Posso chiederti una cosa? Di, sì. Come no? Prendi il microfono. Allora ti faccio una premessa, io sono un utente PC e non sono un utente Mac. Ok. E spesse volte ho problemi nelle versioni 2.0 che non sono la versione expert di processing, ok? Perché ho visto che è uscito poco fa la 1.5. Sì, la 1.5 è ufficiale, okay, diciamo. Io certe volte ho problemi con OpenGL, sì, con gli effetti OpenGL, che perché certe volte devo cambiare una parte del codice, sì, perché non riesce a riconoscere quel meccanismo, quindi non riesco a sviluppare gli effetti e quindi devo adattarmi alla 1.5. Allora, la 1.5 funzionava con una versione di OpenGL differente da quella. Adesso l'hanno riscritta tutta praticamente, cioè OpenGL prima importavi la libreria, adesso invece processing 3D, cioè la parte 3D di processing si basa interamente su